vorrei poter comunicare qualcosa di quello che si prova in questo momento qui a Siret. Abbiamo trovato ragazzini, ragazzine pronti per tradurre dall'ucraino in romeno per chiunque avesse bisogno. E vedi, le ragazze o i ragazzi hanno i fiori per darli alle donne ucraine che arrivano qui. Abbiamo incontrato poco fa una signora che sta nel centro di accoglienza di Caritas Diocesana di Iași, una nonna con la figlia e con tre bambini, quindi la nonna con i nipoti e la figlia, il marito della figlia sta in guerra e stanno aspettando uno spazio dove poter andare. Stanno aspettando la possibilità di andare in Germania, mi hanno detto, perché preferirebbero la Germania. Poi, se non dovesse andare bene in Germania, vedranno di andare altrove, in Europa, da qualche parte. Ecco, abbiamo trovato quest'oggi la situazione di una chiesa viva, di una famiglia quasi larga, che si allarga sempre di più, centri di accoglienza allestiti per 100, ma all'occorrenza diventano 150. Sale parrocchiali che, se servono, ecco, vengono messe a disposizione per allestirli, per accogliere la povera gente. Ecco, mi sembra una situazione dove nel dramma c'è una grande attenzione, una grande disponibilità da parte delle persone.